Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Ubaldo, buongiorno e buon appetito a tutti. Buongiorno Mimmo. Ciao Mimmo. Mimmo, ciao, se io ti conosco un pochino, se io ho imparato un pochino a conoscerti, parti subito sparato. Io ti riconosco dal buongiorno. Tutta una cosa, non so a chi rivolgermi. Voi ci avete qualcuno? Dice un po'. Guarda, se devi spostare proprio una cosa, un impegno che c'hai, io conosco una persona. Lotito, me volevi dire? Claudio Lotito, sì. Annaggia, Riccardo, l'hai presa al volo, dai. Mammi, perché sto sconfitto. Confortato. Perché, che è successo? C'è accanimento? A parte c'è accanimento, secondo me. Ma perché? Ma se ne dovevamo accorgere prima, mi siamo stati giugioloni. Mi. Ma dai, che fammi capire, spiegate bene, dai. Nel senso che noi sarabbiamo oggi perché ci riguarda un po' più, parlo di noi tifosi, insomma. Ma già dall'anno scorso, quando ha fatto votare il presidente, già da prima quando ha fatto iscrivere la squadra qua a maniera, e i tasse si è fatto fare una legge per un fallice. È vero o no? Assolutamente sì. Vabbè, pazienza, questo è l'Italia, no? E certo. Io, Riccardo, continuo a dire quello che ti ho detto da svariato tempo. Diteci, andatemo a venire, chi porta il pallone, sì, l'arbitro sceglie voi e non ve ne immagino. Ma io soprattutto sono d'accordo con te su questa cosa, ma proprio sono ancora più d'accordo su un'altra cosa che dici, e questa settimana più che mai, tutti zitti. Niente tweet, tutti. Dice, madonna, non ha twittato nessuno, che è? No, twittano. Come fai a non twittare? Pensa se c'è Twitter ai tempi dei Righetti. Righetti stava tutto il giorno lì a smanettare. No. Lui ci smanettava in altro modo e quello gli ha rovinato un pochettino la carriera. Ma lui c'aveva un golf che non c'aveva i sedili per mettere altoparlanti, dai. Ma lui c'aveva un golf cabrio bianco che ce ne stava uno in tutta Roma. Non avete nulla a parlare, mi tirate sempre in ballo. Però era un po' coatto quel golf, dai. No, Mimmo, ti ricordi quando andavo in giro con golf bianco? Mimmo, dimmi una cosa. Guardate questo, va. Ah no, io avevo un golf Righetti, mio dopo, fate una cosa, mo mandate fuori 5 minuti. Sì, ma Righetti 10. Da giovani era più ruspante o era più coatto? No, Righetti da giovani era uno spettacolo, perché era proprio un fringuelletto, capito? Era tenero, questo cespuglio in testa. Sto cespuglio d'amore. La boccia che sembrava un campo dei rubi, che cosa ne so, insomma. Era molto simpatico, era già molto giocherellone, era un bel giocatorino, era un bel girl, direbbe la madre, e che aspettava sempre da un momento all'altro. Lui si allenava tutti i sabato mattina a Tre Fontane, che è la prima squadra, aspettava sempre che lì non mi dicesse Ubaldo, oggi vieni con noi, e poi invece non accadiamo, fino a che un bel giorno Lido mi disse, Righetti, preparati, vieni con noi, e lui andò la prima volta con la prima squadra e da quel momento è rimasto sempre lì. Però quelle volte che mi rimandavo con la primavera e Romeo Benetti non mi faceva giocare, invece. Allora, perché Romeo Benetti è una delle persone più si può dire più peggiori, Gabriele? Non credo. Ma è arrivato lui che dice non credo. Ma non c'è più rispetto, Mimmo. E lo ricordi Romeo Benetti? Quando dicevi come va, lui diceva non c'è bene. Sì. Sempre così rispondeva, queste cazzate così, che era una cosa insopportabile. Faceva il simpatico, Faceva il simpatico? No, era proprio antipatico proprio pure a se stesso, però va bene. Dai. Poi fece quel lavoretto a Loris Boni, te lo ricordi? Vabbè, però quelle sono cose che possono capitare. Attengono. Cioè, amico mio, se posso dire così, che ha fatto smettere di giocare uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, un brasiliano. Ah, Mimmo, lo sai che ci abbiamo un contributo audio della moglie di questo signore a cui tu fai riferimento. La moglie del Zicco? Sì, che ci ha voluto mandare un a distanza di tanti anni, senti. Vai. Que gete rida mil ginocchio de mio marito. Righetti ridami lo ginocchio di mio marito. Di mio marito. Ma quanti anni c'ha sta signorina? Beh, mo va. Siamo sicuri proprio che signorina Inaina? È scrocchiarellami. Mi rendo conto che... Senti, Mimmo, una cosa che tu non ci potrai mai credere, c'è stata una maxi redata con 50 resti per partite truccate con i carciatori. No, ma è una cosa che... Uno ride, Mimmo, ma... Ma che ridi? Qui c'è da piangere, ma insomma è abbastanza, come posso dire... In un paese come il nostro, dove la moralità, il senso di civico, cose di questo genere, possiamo cominciare di qualsiasi tipo, è facile che non ci stanno i soldi, c'è comunque
come posso dire, la possibilità che ci siano anche dei soldi trattati in maniera poco urbana, poco pulita, insomma, poi soprattutto nel mondo del calcio, legato ai campionati minori, che Ubaldo potrà testimoniare, è un mondo veramente molto molto particolare, sì, dove nulla a che vedere con il calcio scintillante della Serie A, dove si guadagna poco, talvolta non si prendono neppure i soldi, dove cioè non ci sono controlli che magari ci sono nelle serie maggiori, di conseguenza tutto è più facile, cioè è più facile combinare qualche cosa. E poi a intervalli regolari, ormai caro Riccardo, a distanza di un anno, ogni due anni, mai più di ogni due anni, vengono fuori queste cose qui, insomma. Non mi sorprendo più, me ne dispiaccio, però non mi sorprende assolutamente, assolutamente. Mamma mia. Come? Io non so darmi pace del perché. Mimmo, perché io dovrei avere alla metà l'intelligenza per poter dire vabbè dai basta, ma ok, le cose finiscono, uno che c'ha due separazioni, solo da sta cosa non riesco a staccarmi, non so perché. Vabbè, non sei record man delle separazioni, vero Ubaldo? No. Quelle sono cose che attengono. Assolutamente sì. Però va bene, insomma, noi stiamo cercando di non parlare del derby di lunedì prossimo. A proposito, mi confermate che il tentativo del Napoli di voler giocare alle 18 lunedì è stato rinviato al mittente? Sì. E quindi la Juve non vuole giocare? Sì. Vabbè, ve la lo dico io. Anche la Juve non vuole giocare lunedì 25 alle ore 18. Voi sapete che il Napoli aveva avanzato questa richiesta, ma perché io sono Micco? Ma come? Lotito ha deciso di giocare il 25 alle ore 18, perché io devo giocare due giorni prima. Allora il Napoli, dopo la partita ieri sera contro il Cesena, ha detto: benissimo, anch'io voglio giocare il 25 alle ore 18 in concomitanza con il derby di Roma, perché gli interessi sono praticamente gli stessi, solo che a quanto ne so io fino a questo momento, ma come voi sapete poi lo dico, può cambiare le carte in tavola in qualsiasi momento, la Juve ha detto no, giochiamo sabato, perché abbiamo tutto il nostro programma di preparazione, di lavoro, eccetera eccetera. Ma se ha fatta la Juve, perché non ha fatta a Roma? Questo è molto bello, la tua domanda è veramente molto bella, ed era un po' il nocciolo o il nocciolo della situazione. Quindi se il Napoli ha avanzato ufficialmente una richiesta alla Lega, ma calcola che è accaduto tutto da ieri sera alle 11 in poi, quindi sono passate 12 ore o poco più, però le indiscrezioni sono che la Juve non voglia giocare, non voglia spostare comunque la partita. Allora, poniamo il caso che il Napoli abbia in qualche modo avanzato una richiesta del genere alla Lega, e la Juventus, come sembra, in questo momento abbia detto no. Allora tu mi chiedi qual è la differenza fra la richiesta inoltrata dalla Lazio e la Lega e la Roma che è costretta a dire sì. Ma la differenza tra queste cose è che la Lega in un caso dice sì, si può spostare, nell'altra trova la maniera per dire no, non si può spostare. Allora tu che cosa mi vuoi dire? Che la forza della Juventus è superiore alla forza della Roma, caro Riccardo? Questo mi stavi cercando di dire? Sì, che ci sono in cui, lo ripetiamo, le cose andassero per finire in questo modo? Che ci sono fie e fiastri, che vale tutto. Probabilmente. Io devo dire che ho trovato anche molto singolare, ieri devo dire ho apprezzato il discorso che ha fatto il direttore generale Baldissoni, in riferimento alla mancanza totale di una ragione sola valida per lo spostamento, però io avrei preferito che queste cose lui le avesse dette prima, o comunque le avesse dette con maggiore forza nel momento in cui c'era da dibattere lo spostamento o meno. E, nel caso in cui, lo ripeto, il Napoli andasse avanti per la sua strada chiedendo lo spostamento al 25, la Juventus continuasse a dire no, per noi si deve giocare sabato 23, e qualora la partita poi si dovesse giocare veramente sabato 23, come fai a non pensare che magari la Juventus ha una forza superiore da un punto di vista politico rispetto a quello della Roma? Però a noi ce ne frega il giusto. Ma la forza sono le motivazioni, no Mimmo? Quindi le motivazioni in che senso, scusami? Ci saranno solo delle motivazioni perché la Juve ha detto no. Quali sono le motivazioni che sono state accolte? Mimmo, azzardiamo. C'è la festa a Scudetto. Può darsi. È l'ultima partita che la Juve gioca in casa, quindi verrà consegnato il trofeo. Può darsi. Che festa sarebbe lunedì alle 18? Però c'è sempre qualcuno che c'ha una ragione buona per fare o non fare, e da un'altra parte c'è qualcuno che deve subire sempre in maniera. Deve accettare. Si dice pedisse qua, Gabriele? Sì.
Se può dire, però perché a me ogni tanto mi partono queste botte di vocabolario e no, incontrollate. Ma se può dire alle 13:17? Significa passo passo, viene okay. Da piede. Lo sai pure che mi piace tanto a me, mi? Che cosa ti piace a te? Prodomo suo. Prodomo suo. Quanto mi piace. Suo. Non so mai indometterlo, però. Però tu prodomo sua, si è donna. No, però va bene anche, capito? Pure per l'uomo. È come entusiasta? Io ne dovessi dire che se tu dovessi sfoderare un po' più questo pallone, secondo me fai il salto di qualità definitivo, se, proprio. Se, a te io... si aprono le porte proprio dei grandi network. Io ci sto pure a lavorarmi, pensa su sta cosa. Dai, dimmi un po'. Che sei a fare un corso acceleration? Beh, senti bene, posto e 14. Questo va bene. Giorgio e 14. Però attenzione perché c'è anche il dittongo IE, Attenzione, però non ha ancora il passaporto italiano. Goye si legge sempre aperto, tranne vecchietto e mucchietto. Ok, bene. E né di Vene né di Marte non si sposa e non si parte. Senti, però scusatemi una domanda, questa mi si impone proprio. Oddio. Non vorrei che poi mi si rimponesse. No, Mimmo. Aspetta, ma Righetti o Righetti? Ubaldello? Ubaldo è meglio, dai. Tu sei Righetti o Righetti? Righetti, ridami lo ginocchio di mio. Righetti. Sì, ho capito, quello già avete messo. Ah, scusa. Non c'è problema. Alvaro Moretti o Alvaro Moretti? Righetti. Righetti. La E com'è? È aperta o è Righetti. Righetti. A Righetti. Ma questo ci chiamava qualcuno brasiliano compagno tuo, così, dai. Però. E allora come mi chiamo? No, no, secondo noi dittongo di Antonio, che lui posso ipotizzare? Ma non c'è il dittongo. No, però mi piace chiamarti dittongo. Va bene. E abbiamo adesso in diretta con il signor dittongo. Vai, dittongo. Signor dittongo, buongiorno. Che poi sono due vocali attaccate. Dai, è uno sfoggio. Per esempio, qual è? Tu ricordati una cosa, no? Una delle prime cose che mi hanno insegnato a me quando ho cominciato a fare questo mestiere, ma sì. Cartaceo, diciamo così, no? Sì. Che quando tu scrivi, mi dicevano, tu te devi ricordare sempre che quelli che poi aprono il giornale lo leggono, non sono tenuti a sapere tutto quello che tu sai, e allora cerca di mettere più cose per fargli capire più cose possibili, perché magari loro aprono il giornale, vogliono sapere tante cose, tu non dai niente mai per scontato. Una sorta di missione, Scusami? Una sorta di missione. No, nel senso che, te faccio un esempio stupidissimo. Tutti coloro che magari scrivono di Roma tanti e tanti anni fa dicevano l'Idolm, o poi magari dicevano lo svedese, oppure magari scrivono il barone, oppure scrivono Nils. Se uno trovi uno che la mattina per la prima volta comprava il giornale, apriva e leggeva il barone, uno va a dire ma chi è sto barone? Certo. Oppure dice ma Nils, ma chi è sto Nils? Insomma, ti ho fatto un esempio molto, molto semplice, molto banale anche, per capire come la chiarezza e non dare mai nulla per scontato deve essere la base di una cosa che tu metti sul giornale. Insomma, adesso stiamo parlando anche di giornali perché tanti e tanti anni fa c'era soltanto quello, ovviamente oltre alla televisione, ma insomma non c'erano altre forme di comunicazione. Quindi, caro Gabriele, tornando a quello che ti volevo dire, tu devi sempre, come posso dire, spiegarmi bene tutto, perché sennò io magari non capisco, capisci? Mimmo, ascolta, siccome dobbiamo andare in pausa, però volevo farti una domanda. Volevo farti una domanda e volevo darti siccome è una domanda un po' impegnativa, volevo darti anche il tempo di metabolizzarla, di lavorarci sopra in qualche maniera. Il giudice sportivo dà 15.000 euro di ammenda alla Roma per uso della rice trasmittente. Secondo te glieli dà perché non si può fare o perché se domanda ma che gli dice quello da lì su? A tra pochissimo. Ti risponderò con un dittongo. Companna, grazie. Campo d'estaccio, c'hai tanta grossa. Mimmo. Eccoci qua. Stamattina, tra le tante cose che abbiamo affrontato... c'era la cosa dei 15.000 euro. Ah, ti chiedo scusa, c'hai ragione. No, io chiedo scusa a te se t'ho interrotto. No, c'hai ragione perché pensavo che... Vai. No, vabbè, fa abbastanza ride che venga combinata una multa così alta... che spesso e volentieri, anzi neanche tanto spesso e nemmeno tanto volentieri, viene invece combinata per altre cose di insulti, una gravità assolutamente superiore, insomma, può essere grave usare un telefonino in panchina, credo che sia molto più grave fare qualcosa che abbia a che vedere con la violenza o cose di questo genere, però
qualche tempo fa, non recentissimamente, ci eravamo divertiti noi al Prestigioso a fare un calcolo di quanto la Roma avesse speso proprio per queste telefonate dalla panchina alla tribuna, ed eravamo arrivati a un conto di oltre 120.000 euro. Forse è il caso di fare una tariffa diversa, no? No, ma se poi sì, queste cose qua si fanno, no? Si servisse, no? No, però io ti faccio questa domanda: Rudy Garcia, che insiste con i suoi collaboratori a usare questo strumento che è vietato dal regolamento del calcio, ti dice: voi avete speso 120.000 euro perché io telefonavo con i miei collaboratori, però a fronte di questi 120.000 euro io l'anno scorso, diciamo, ho portato la Roma in Champions e avete guadagnato un bel quarantino. Meno 120 sono 39, 8 e 80. Ho capito. Ci faresti te? Porca miseria. Io penso che nessuno a Roma si senta, no, o certo, abbia voglia di dire: caro Garcia, non usare il telefono, perché se poi il rendimento, insomma, il tornaconto è quello, fa tutte le telefonate che te pare e va bene così, insomma. Comunque, che mi stavi dicendo? C'era un corso, c'è stato. Posso chiamare Riccardo? No, sì. Mimo. Che... Oh, Baldo, bentornato, eh? Sì, grazie, Mimo. Sempre qui problemi nella prostata? Sempre al solito. Vai, mi sto curando, però, Mimo. Ma lavoraci, lavoraci, dai. Corso di preparatori portieri a Viterbo, ospite. Sì. Aspetta, preferisco non rispondere. Dai, Mimmo. Ma perché, Mimmo? Ma qui decine e decine. Lì a fare, no, questo corso. Tu hai... Ma no, perché ha fatto? Perché tu sei molto attento ai portieri, Mimmo. Conosci le storie, la tecnica, sì, le caratteristiche. Corso dei preparatori è una cosa importante. Sì. Chi c'è lì da farlo? Yes. The Blues Brothers. No, dai. Dai. È così, sta su tutti i cosi, su tutti i siti, su tutte le cose. Quindi l'eroe del 26 maggio e l'attuale preparatore dei portieri, tutto qua. Di che dobbiamo parlare di queste cose? Lascia bene. Mimmo, chiedo scusa, l'attuale preparatore, ma giuro, la domando proprio perché non lo so. Sì. Veniva da un'esperienza precedente, ha cominciato con la Roma? No, credo che stesse all'Ascoli, una cosa del genere. All'Ascoli. Mm. Me posso pure sbagliare, insomma. Adesso guardiamo subito. Ma assolutamente sì, sai, io intanto le tiro un po' così a casaccio, figurati, non mi documento prima di parlare. E all'Ascoli c'era un portiere che veniva considerato una specie di fenomeno e che qualcuno cercò di sponsorizzare per portarlo alla Roma. Credo che adesso non giochi nemmeno in Serie B o faccia la riserva in Cina, cosa del genere. Possiamo andare avanti? Amico, sai, che prima da Roma dove stava? A Lazio? Sì, certo. Ma prima? Ma quanto sei, ma comunque sei dai, è no, no. Sei terribile. Cerco di salvarti, Riccardino, ma tu niente proprio. Era meglio che mi piavo l'Ascoli, Cioè vai a giocare la clava e piede l'Ascoli, dai. Ti offro l'Ascoli, Pialai, desti tempi. L'Ascoli, un baldo. Sì. Sei di zona. Hanno fatto schifo domenica, Tre quanti? Tre espulsi, 4-2. Sì, ha perso. A uno gli hanno dato una zampata, hanno ritrovato un pezzo della gamba sì. A Porto Recanati. Sì. Ma ti dico una cosa brutta. Fuori di testa, veramente. Mamma. Quante volte ci siamo andati, Ascoli? Le serciate da quel ponte, tu ricordimi? Sì, ma è una meraviglia. Ma voi dovete sapere, lo dico all'eroico bambino. Che c'è? Ci sei, eroico? Sono qui, Mimmo. Ah, benissimo. La sala stampa del Duca, si chiama così? Cino e Lillo del Duca, è una delle cose più belle che siano mai apparse agli occhi di un giornalista, perché era una specie di gabbiotto tutto chiuso, sì, senza manco le finestre, ed era una meraviglia stare lì dentro perché c'era di tutto, oltre che non c'era ovviamente spazio, perché quando ovviamente c'era Roma, Ascoli Roma, c'era il tutto esaurito, però era veramente una delle avventure più belle che mi siano capitate. Poi un giorno, quando avremo poco da parlare di Roma, faremo
una disamina, se avete voglia, su tutte le tribune stampe di tutti gli stati d'Italia che mi è capitato di frequentarsi, quelle della Roma, e lì ve ne posso raccontare veramente di tutti i colori. A proposito di portieri, Mimmo, no? Aia. Lo so, però. No, più di qualcuno che oggi è anche intervenuto. Carnezis? Ma anche, no, proprio di una situazione di gioco che è successa sì, domenica. Dica. Che insomma Manolas si è data una certa responsabilità a Morgan De Sanzi. Sì, a Morgan De Sanzi, perché Manolas non ha fiducia in Morgan De Sanzi. Diciamo che ci sono dei precedenti che ci spingono a pensare che fra i due non ci sia grande stima, però va bene, dai. E tu come la quindi pensi? Quindi lui ha data, tu dici? Perché dice non mi sento sicuro, non ho un portiere no, all'altezza. Ma se può valere in generale può darsi pure, nello specifico non credo gliela potesse dare. Ma non lo so. Se l'era portata già sul destro, secondo infatti. Me. Lì devo dire che De Sanchez ha fatto una parata l'altra sera che è passata un pochettino inosservata, un pochettino. Quella con il piede? Quella dei piedi, bravo. Certo. Su Terù mi sembra, no? Era Terù, Gabriele? Terù. Sì, Mimmo. Che mi sembra pure un po' razzista come cosa. Terù? No, perché Terù è la vera pronuncia francese. Voi sapete che è francese, no? Sotto curva nord. Esattamente. Un autore di Paolo Negro segnò. De Rossi ha rischiato di fare autogol, no? Sì. E lì ha fatto una grande parata e pochi l'hanno sottolineata. È stato decisivo in quel momento della partita. Beh, anche sul gol lui comunque era rimasto in piedi, aveva preso la pallonata tra petto e faccia. Lì sì, lui si è fatto tirare addosso ed è stato bravo a farsi tirare addosso. Lì devo dire la verità, ho rivisto parecchie volte l'azione, c'è Yang Ambiwa che se gira e se deve mai girare. Sì, è vero, è vero. Verità, cosa che non fa, il portiere che pia la pallonata, rischia di piarla pure in faccia. Lì non te devi mai girare perché quello è alto tradimento, viene considerato alto tradimento nel gergo calcistico. Perché tu non devi mai dare spalle all'avversario, te devi mettere lì al costo di piano a stampata in faccia, in bocca, come te pare a te, ma non te devi mai girare. Invece lui si è girato e la palla gli è passata vicina. Se lui si fosse girato dalla parte giusta, cioè dando il petto all'avversario, ovviamente la palla sarebbe sbattuta addosso puro a Mapuyan Gambiwa. Ma nel nostro campionato, Mimo, qual è la squadra che gioca molto con il portiere? Vabbè, a parte il Bayern Monaco. Ma io ho visto che per esempio le squadre che hanno un portiere che si abbravina con i piedi ci giocano tanto. Recentemente mi è capitato di vedere anche il Genoa, per esempio, che avendo Perin una capacità pure Andukar mi sa che non è male, sai? Andukar mi sembra una bella sega fra i pali, però sì, io parlavo dei piedi. E con i piedi invece Navas è, di fatto è quasi un calciatore di movimento prestato a fare il portiere, molto bravo, sì, assolutamente. Però l'altro giorno non è che ha fatto proprio bene. Però Navas è uno che può capitare che te sbaglia una volta. Vabbè, possono però sbagliare tutti. Dai, non è che adesso si mette in discussione un portiere che per una volta o due nel corso del campionato. Buffon con i piedi in vale una lira. No, infatti. Si può dire? Sì. Perin è uno che sta migliorando molto. Padelli è il numero uno. Sì. Perché come le tira lui da sinistro ne le tira nessuno. È il Torino che gioca più palle a portiere. Il Torino gioca molto, molto dietro, sì. Ma da sempre. Prima c'era Zile che era più bravo. Però Mimmo, sì. Questo è vero, è interessante anche, però tu dici Buffon, giustamente, no? Però guarda però come stanno a insegnare parecchio a Buffon. Sì, no, però guarda. Soprattutto in nazionale, scusami se te lo dico. Conte, che è uno che pretende che il calciatore portiere sia alla pari dei calciatori che fanno i difensori, cioè che partecipa alla fase difensiva, sì, col giro palla. In nazionale Conte fa allenare moltissimo Buffon con la palla fredda. Sì, ma guarda però il movimento dei difensori, certo. Come si vanno, certo, a posizionare, quindi facilita, certo, anche il compito di un portiere. Assolutamente sì. Diventa. E lì quando c'hai dei calciatori che non hanno nemmeno paura di ricevere il pallone fra i piedi, se vanno a posizionare in maniera larga e offrono al portiere la possibilità di dargli la palla e di ripartire in quel modo, insomma. E il portiere non è più soltanto quello che sta in mezzo ai pali, questa è una cosa che ormai è da parecchi anni. Bisogna sapere allenare i portieri anche a calciare la palla e credo che si possa sempre migliorare. La Roma si deve assolutamente migliorare perché
De Sanctis con tutto il bene che gli vogliamo, non è vero, e coi piedi è un po' abbastanza fucilato. Ma sia con il pallone da fermo che col pallone in movimento è proprio un disastro. Ma pure col pallone da fermo non è. Non è mai teso, è sempre un pallone che c'ha dei chilombè. Ma anche quando lo rilancia che ce l'ha in mano, hai visto adesso i portieri la tirano quasi tesa, no? Con la gamba quasi a voler calciare in porta. Lui ancora fa quello spioventone, quello lungo lui. Ma perché un portiere di 20 anni fa, mi? Ma ti ricordate sempre una cosa, che chi ha cominciato a far portiere un po' l'ha fatto per vocazione, ma su 10-9 perché ne erano buoni che i piedi, Fino a 20 anni fa poteva andare bene sta cosa, ancora i piavi che i mani. Da quando la palla non si può più piacchia i mani, e il portiere deve saper giocare a chi i piedi. Te lo ricordi Attilio Gregori, Uba? Gregori? Ammazza, Mancino. Attilio. Lo sai che tante volte quando lui faceva i giovanissimi... giocava davanti? Sì, attaccante, le partitelle. Lo faceva giocare davanti, sì, ma sì. Con la Roma, lo faceva giocare davanti, perché era talmente bravo coi piedi, che per migliorare quello che doveva migliorare qualche partita, ovviamente stiamo a parlare dei giovanissimi romani, al massimo giovanissimi regionali, quindi ovviamente gli avversari ti potevano permettere anche queste cose qui. Però Attilio Gregori veniva impiegato spesso davanti, eppure è stato portiere. Ma anche la tipologia d'allenamento, Mimmo, era una parte proprio quella per i portieri, e poi una parte anche tecnica, il torello o la partiella la giocava. Entriamo nello specifico, mi piace sto discorso. De Sanctis, peggio quando calcia o peggio quando la deve fermare? Io ho più paura quando lui la calcia o non la deve calciare, perché ho paura che mi può fare di tutto. Non lo so, però un portiere può essere bravo anche senza saper giocare i piedi, ma se tu sai giocare con i piedi sei un portiere completo. Esatto. Se c'hai, cioè, non guarda Neuer, che è una cosa a sé stante, una cosa a parte. Però il portiere deve essere, purtroppo per loro, con l'evoluzione del gioco del calcio, della tattica, dei moduli, dei sistemi vari, devi sapere fare tante cose che prima non ti servivano. Voi ricordatevi una cosa, per esempio, quanto è cambiato il ruolo del portiere negli ultimi anni. Una volta si poteva passare la palla indietro al portiere e il portiere la poteva bianca le mani, ve lo ricordate? Certo. Sembra preistoria, sembra. E invece non è assolutamente preistoria. E già da quel momento lì si doveva capire che la preparazione di un portiere doveva cominciare a essere diversa, perché dovendo respingere il suo pallone coi piedi, mamma mia che è sta cosa, come io ho sempre voluto fare il portiere perché avevo che le mani, mo ci devo giocare coi piedi, no, per carità. E lì proprio devi fare proprio un lavoro fortissimo a livello tecnico ovviamente, ma anche a livello psicologico, nel senso che io immagino che quando ti arriva sta palla dietro e il portiere la deve calciare, il portiere non è serenissimo, capito che ti voglio dire? Non ti parlo di De Sanctis, di Handanovic o di Karmezis, ti parlo di chiunque, e ti capita che fai la stupidaggine. Ricordatevi l'anno scorso quello che ha fatto Diego Lopez, Gabriele, te lo ricordi? Diego Lopez con il Real? No, quando gli ha tirato quella palla dietro De Sciglio, che praticamente che cos'era, la seconda di campionato? Un autogol da metà campo. Sì. Tu dici, ma come? Mo pure Diego Lopez, ma alla fine la cavolatella la fanno tutti coi piedi. Anche domenica ha fatto insomma una piccola stupidaggine, poi la palla non era entrata interamente, però bella stupidaggine. Però ti parlavo di discorsi di piedi, quindi capita che in un campionato, nell'arco di un campionato, c'è sta sempre l'elemento paperotta legata al discorso dei piedi, guarda Padelli, insomma De Sanctis ne ha fatta qualcosina di brutta pure lui col Sassuolo, lo ricorderete, no? E insomma può succedere. Mi ricordo Buffon anche con Bertolacci, mi pare, quando giocava a Lecce, no? Assolutamente, bravo, bravissimo, allo Juventus Stadium. Mm-hmm. A proposito, ma Bertolacci, no, che mai mi offri questa sponda? Non c'è Ricca? No, oggi hai parcheggiato bene. Ma l'hai mandato via oggi, che è guarda Mimmo, è venuto in un lavoro, no, oggi. Sei venuto con il pullman o con la bicicletta oggi? Oggi con la a piedi. Ok, perché te l'ha spostata Claudio Lotito? Allora ci ha fatto la battuta. E allora ci ha fatto la battuta. Mimmo, nel frattempo, anche un applauso di quelli finti, però non, io lo non so se tu lo sai che si è esposto anche Malagò, si è esposto. Ma chi lo dito? Malagò. Però Malagò ha detto, secondo me c'è accanimento. Sì. Malagò è leggermente da Roma, tu non lo dimentica mai, però. È una scelta che mina la credibilità del sistema. È stato scontentato qualcuno e questo non va bene.
Ma perché si sono svegliati tutti prima? Perché comunque sono scappati i buoi, tutti chiude nella stalla, si dice così? È perché c'è accanimento, Mirmo. C'è accanimento. Ma io che si appara? Si appara nel portiere. Bertolacci, Mirmo, di Bertolacci. Però non è accanimento, è accanimento. Bertolacci, grande, Gabriele. No, dico una cosa, ma proprio niente e niente, manco stavolta che si fa riportarlo una capitale. Sì. Ma Luce, vuoi venirmi? Dai, sti capperi, io te ce porto. Se te ce riporto vuol dire che te ce voglio riportare, a ricaffa, mi sa capire. Secondo me c'è non è che riporto Caprari, voglio Caprari. Tra l'altro, sì, sta a pescare. Tra l'altro, Mimmo, sarebbe importantissimo anche da un punto di vista della lista UEFA per il, blocco, per il blocco dei giocatori. Ma sarebbe importantissimo per il centrocampo da Roma, io ritengo. Anche sì. Perché. Allora, facciamo così, mettiamo. Ma che... per come sta giocando adesso? Nella posizione chi viene voi adesso? Mimmo? Ma che te sei mangiato? No, devo mangiare, ma c'ho una fame. Ma che te sei mangiato? Ma tu ricordimi chi viene voi adesso? Non lo ricordo. Chi t'ha dato? Era la domenica sera. Ah, il pomeriggio. Sì, bravo. Era sette voci, mi sa. Che cos'era? Sette voci, è possibile? Ma che sette voci? Si chiamava mo guarda quelli bravi dove scrivono. Allora secondo me c'è accanimento. Ma non è che c'è accanimento. Non è accanimento, è accanimento. Ah, scusa. Agghiaggiando pure un pochino. E comunque diciamo che se tu non rinnovi il contratto a Keita, perché Keita può rimanere, non so, fate come vi pare, e fai una batteria di centrocampo con Pjanic, Strootman, Bertolacci, De Rossi, Florenzi, come metti lì, come te, secondo me... Mimmo, te ne sei scordato uno. Ugian da Ingolan, che si è scordato così, tu pensi ce la stava tanto? No, c'è Ingolan, sì, Mimmo, sì. Giuro, non l'hai detto. No, sì, sì. Ai. Ce l'ha, attenzione, me. Hai visto che carino ha detto, spero che Cagliari ritorni presto in Serie A, È stato caruccio, vero? Non ha esultato. Esultato. Non ha esultato, che pare di recessione. Non ha esultato, è stato carino. No, non lo so. Nengolan, vediamo, dai. Io percepisco accanimento, però magari fate. Guarda, che se tu scherzando ti dicevi, poi qualcuno magari ci crede. L'altro giorno qualcuno mi ha collato. Io avevo parlato male di una collega tifosissima della Roma. È una cosa attraverso un. Dei simpatici scambi di tweet. Una cosa di questo. Ma questo lo sa però perché? Perché c'è accanimento. C'è accanimento. Allora sai che te dico, Ricca? Fate conto. Che la luce si spegnola. Esatto. Grazie, Mimmo. Ci sentiamo domani. Sempre se Dio vuole. Ciao, Mimmo. Ciao, Mimmo. Ciao, Mimmo.